Ecco, inviterei tutti a prendere posto così possiamo cominciare, abbiamo lasciato trascorrere l'abituale quarto d'ora accademico. E buonasera a tutti, vi ringraziamo di essere qui eh, come Fondazione Forense. Abbiamo cercato di essere e cerchiamo normalmente di essere abbastanza tempestivi e quindi eh, le riforme mh, processuali e non solo eh, della scorsa estate eh, ci hanno indotto a organizzare appena possibile un, un convegno sul punto, anche perché le novità, come certamente sapete, sono abbastanza importanti. Io tutte le volte, credo sia successo anche a voi che ho partecipato a un convegno sulle novità di procedura e quant'altro ho sempre sentito cominciare da dei relatori ben più prestigiosi importanti di me con delle critiche al legislatore. E effettivamente insomma sembra strano, queste riforme le fanno sempre d'estate. Poi la legge di conversione in agosto, ma e lasciano sempre molto perplessi gli avvocati. Anche perché, e questo credo sia una cosa condivisa da tutti i commentatori, sono spesso delle riforme disorganiche, delle riforme che finiscono per modificare delle norme da poco modificate e che probabilmente il legislatore cammino facendo si è reso conto essere state in prima battuta non adeguate e non sufficienti comunque che nella pratica non potevano avere una, una giusta applicazione. E, I decreti credo, do per scontato, vi siano, vi siano noti con tutte le loro problematicità. Noi abbiamo eh, organizzato questo convegno fondamentalmente con la collaborazione della dottoressa Mirabelli e della dottoressa Rimondini e abbiamo quindi deciso di fare una parte ovviamente sulle esecuzioni che abbiamo affidato alla professoressa Maria Giulia Canella dell'Università di Bologna che ringrazio ovviamente per aver partecipato a questo pomeriggio di studi, così come ringrazio le altre due artefici dell'organizzazione di questo convegno eh, con cui abbiamo un po' diviso gli argomenti. L Autoressa Mirabella mi mio avviso giustamente mi ha detto, visto che parliamo ad una platea di avvocati, non stiamo a eh, Parlare di alcune vicende che riguardano i concordati e quant'altro, che potrebbe essere un argomento troppo specifico, e io sono perfettamente d'accordo con lei. E poi la dottoressa Mirabelli, che nel nostro tribunale è sicuramente uno dei giudici più attenti alle problematiche del telematico, non chiediamole se le condivide o no, ma sicuramente più attenti, si occuperà. Appunto di questa parte eh, che eh, presenta delle novità eh, credo a tutti voi note e su cui già tutti voi abbiate cominciato a tirare qualche accidente. Eh, non mi dilungo perché, ripeto, le, le problematiche ovviamente sono significative. Mm, non mi dispiacerebbe che alla fine se qualcuno ha qualche cosa da chiedere visto. Eh, quello di cui parleremo, di cui parlano i nostri relatori ci sarà e quindi per lasciare anche lo spazio alla fine per qualche domanda io eh, passo subito la parola alla professoressa Cannella ecco, eh, abbiamo lasciato la parte di procedura civile per prima perché ci rendiamo tutti ben conto e per prima la, la professoressa Cannella che è anche un avvocato della delicatezza dei temi, della... Eh, così, se vogliamo, parte non proprio divertente eh, che ci tocca studiare in questa fase che riguarda il, eh, le novità in materia esecutiva e tutto quello che riguardante anche la parte telematica c'è stato proposto con questo decreto 83 convertito con la legge 132. Crediamo anche di essere stati bravi, visto che ci dobbiamo sempre un po' uniformare eh, alla parità di genere, è giusto che siano in minoranza i maschi questo pomeriggio, e lasciamo quindi, c'è poco da ridere. <ride> Abbiamo parlato lungamente di questa cosa, no, ecco, devo dire, se sentite qualche colpo di tosse in più della dottoressa Raimondini, non preoccupatevi, e neanche la dottoressa Mirabelli è al 100%. Quindi non so se l'abbiano detta questa cosa per giustificare magari una prestazione non brillante, non credo, ma se fosse così noi sicuramente sopporteremo e faremo finta di gradire in ogni caso. E la voce con questi microfoni sicuramente anche se non è altissima va bene lo stesso. E il ringraziamento quindi a maggior ragione a chi oggi magari preferiva andare a casa e stare sotto le coperte. A te la parola Maria Giulia, grazie. Bene, eh, ringrazio naturalmente l'Avvocato Guglielmo Borelli, ringrazio l'Ordine eh, degli Avvocati di Modena e la Fondazione Forense Modenese per l'ospitalità, per avermi invitato. E eh, inizio a parlare di un argomento che fa sempre un po' tremare le vene nei polsi, cioè l'esecuzione forzata, che non è mai il massimo del divertimento, se vogliamo. Eh, tuttavia, negli ultimi due anni, ma non solo a partire già dal 2005-2006, ma soprattutto negli ultimi due anni, il legislatore si è occupato in modo abbastanza frequente dell'esecuzione forzata. E la riforma dell'anno scorso è stata forse un po' più organica di quella di quest'anno. Quella che è intervenuta, come diceva l'Avvocato Borrelli, ad agosto di quest'anno con la legge di conversione del decreto legge 83. È giunta un po' come un fulmine a ciel sereno perché tutti noi ci chiedevamo: ma come mai un legislatore che è già intervenuto in modo così copioso appena un anno fa nuovamente interviene a così stretto giro? E eh, l'idea è che il nostro legislatore non solo deve rimediare a degli errori commessi, questo sicuramente c'è perché lo vedremo, saremo costretti a rivedere delle norme che sono state introdotte solo un anno fa, quindi in cui c'erano per così dire degli errori o comunque c'erano dei nodi interpretativi da sciogliere, però le motivazioni secondo me più eh, profonde sono altre. Prima di tutto c'è un problema di eh, parità di bilancio, voi sapete che è stato modificato l'articolo 81 della Costituzione e eh, questo nuovo articolo che prevede la parità, il pareggio di bilancio è applicabile con decorrenza dall'esercizio finanziario del 2014, quindi necessità di eh, avere anche risorse ulteriori, poi lo vedremo. Poi c'è un problema internazionale. Perché forse non tutti voi saprete che tra le varie riforme che l'FMI ha richiesto alla Grecia, cioè a Tsipras, tra le varie riforme che è chiesto in maniera pressante nel momento in cui ha dato nuovi finanziamenti, c'era proprio quello di innovare il processo civile. Quindi le riforme in materia di processo civile. A più riprese, quindi l'anno scorso e quest'anno, hanno anche un significato internazionale perché il nostro legislatore reagisce a delle richieste internazionali per dimostrare che l'Italia sta facendo qualcosa per migliorare la sua condizione economico-finanziaria. Quindi eh, non pensiamo che non ci sia una parte come dire, promozionale in questa duplicazione. Sì, c'è un problema sicuramente di norme malfatte, ma c'è anche un problema di far sapere al mondo che l'Italia sta facendo qualcosa per il processo civile. Eh, sempre per quanto riguarda l'aspetto internazionale, eh, ci sono stati alcuni consessi di cui nessuno poi ha avuto una notizia così evidente, però sempre dall'estero, eh, nel dicembre scorso c'è stato il forum mondiale organizzato presso il Consiglio d'Europa sull'esecuzione forzata. In questa sede, come vedremo e come in altre sedi, sono state date delle linee di tendenza secondo cui, alle quali il legislatore comunitario si deve eh, uniformare. Una tavola rotonda a Vienna nel marzo scorso, organizzata dall'FMI anche questa volta, sulla eh, esecuzione forzata per rendere più efficiente l'esecuzione forzata. E anche a ah, una cosa molto particolare è stato presentato questo codice mondiale dell'esecuzione forzata a giugno scorso, che ovviamente non può essere un codice come lo intendiamo noi, comunque è una, una raccolta di norme che eh, costituiscono una specie di eh, indicazione internazionale su come il legislatore debba intervenire in materia di esecuzione forzata. Sul fronte interno problemi sono altri, certamente la stratificazione della legge eh, interna, come piaceva anche l'avvocato Borrelli, ma eh, in alcuni casi il legislatore del 2005 si è dovuto anche uniformare a pronunce della Corte Costituzionale, quindi ha colto l'occasione in, in questo caso per uniformarsi a eh, pronunce del giudice ehm, delle leggi. Tutto ciò per dire, voi direte, ma perché ci sta dicendo tutto questo? Vi sto dicendo tutto questo perché, ovviamente, fare il conto di come la legge è stata organizzata è molto difficoltoso. Non so se voi avete guardato le innov innovazioni in materia di esecuzione forzata. Si tratta quasi sempre di eliminazione di un pezzo di un comma, e inserimento di una parola, eh, quasi mai si tratta dell'introduzione di un nuovo articolo. Quindi non c'è un disegno sistematico. Perché? Perché io penso che gli input del legislatore del 2015 non sono stati gli input di un legislatore sistematico ma sono stati vari provenienti da parti diverse del mondo e parti diverse delle istanze interne. Quindi vuoi Corte Costituzionale, vuoi errori commessi, vuoi istanze internazionali, tutti questi input si sono tradotti, ahimè, in una legislazione molto, molto eh, complicata e noiosissima da leggere perché eh, appunto dicevo ci sono pochissimi anche articoli nuovi, ci sono solamente copia e incolla taglia e questo porta a un grosso problema per me e per voi in questo momento di dare, per dare una mh, visione quanto più possibile globale di queste modifiche. Quindi ehm, quello che eh, ho pensato di fare per mia e vostra comodità per cercare di dare a questo mosaico, se vogliamo, una idea di un mosaico, se vogliamo bizantino, ma insomma, dargli un qualche senso, è quello di eh, individuare dei punti e su questi punti che non corrispondono necessariamente alla collocazione delle disposizioni nel codice di procedura civile o nel codice civile in un caso. Sono delle linee di tendenza che ho cercato di cogliere nell'ambito dei vari input a livello internazionale e nazionale. Questi punti sono un po', quindi mi dilungherò e mi dispiace, ma sono sette. Primo punto, semplificazione delle procedure esecutive. Secondo punto, eh, misure di esecuzione indiretta. Terzo punto, abbreviamento dei termini attraverso varie modalità, ma insomma non potrò soffermarmi più di tanto. Quarto punto, trasparenza e misure informatiche anche finalizzate al reperimento dei beni del debitore. Quinto punto, novità in materia di espropriazione presso terzi e in materia di pignoramento automobilistico. Sesto punto, delega delle operazioni di vendita e novità in materia di vendita immobiliare e assegnazione immobiliare. E come ultimo punto, settimo punto, una tendenza che è riscontrabile soprattutto a livello internazionale, però che è stata sicuramente recepita dal nostro legislatore, che è quella di cercare anche nell'esecuzione, non solo nell'esecuzione concorsuale, ma anche nell'esecuzione eh, singolare, la eh, composizione della liti attraverso una collaborazione del debitore e comunque cercare di rimettere in qualche modo in bonus o aiutare il debitore a rimettersi in bonus o quantomeno collaborare al buon esito della procedura esecutiva. E questa è la settima ed ultima, grazie al cielo, linea di tendenza. Dunque, partiamo con la prima. Vi dicevo, semplificazione delle procedure esecutive. Per, questa, eh, per questo punto... Eh, mi sento di fare riferimento unicamente a una grossissima novità che è stata introdotta dal legislatore del 2015. Il legislatore del 2015 ha infatti, ha infatti introdotto nel codice qui civile un nuovo articolo 2929 bis che è rubricato dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito. Eh, devo per forza leggervi un passo almeno di questo articolo per poi cercare di spiegare di che cosa si tratta. Eh, il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore di costituzione del di un vincolo di disponibilità o di alienazione che ha per oggetto beni immobili o mobili scritti in pubblici registri, compiuti a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, poi mi spiegherò meglio, può procedere munito di titolo esecutivo a esecuzione forzata ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia se trascrive il pignoramento nel termine di un atto di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto avendo però conoscenza del pregiudizio che recava al proprio debitore creditore chiedo scusa che cosa è questa Orecchiandolo potrebbe sembrare a cosa assomiglia molto all'azione revocatoria. Non è un'azione revocatoria, è anzi, la possibilità che viene data al creditore in casi specifici di saltare completamente l'azione revocatoria ed arrivare a poter procedere immediatamente ad esecuzione forzata, o meglio ad espropriazione. Quindi è uno strumento che come vedete sul fronte della semplificazione è molto positivo, anche se vedremo subito che può essere applicato a un numero limitatissimo di casi. Quali sono i punti? Quindi possibilità di espropriare un bene che è uscito dal patrimonio del debitore, anche se il debitore sapeva di, essere, di creare un pregiudizio al proprio creditore e poter passare subito all'espropriazione senza dover passare per il processo di cognizione che dichiara l'inefficacia dell'alienazione o della creazione del vincolo di indisponibilità. Però l'eccezione alla necessità dell'azione revocatoria è in realtà molto limitata. Non in tutti i casi è possibile accedere a questo tipo di espropriazione perché di fatto... Orecchiando l'articolo sembra che si parli di azione revocatoria, ma se andiamo a vedere bene il contenuto dell'articolo, si tratta in effetti di un nuovo tipo di espropriazione, cioè di un'espropriazione che può essere fatta, nelle modalità che vedremo, anche senza accedere previamente alla sentenza dichiarativa di inefficacia. I punti quali sono? Vi deve essere stata una alienazione. Forse meglio una disposizione, avrebbe dovuto dire il legislatore, o la costituzione di un vincolo di indisponibilità su un bene mobile o immobile iscritto in pubblici registri. E qua già restringiamo, quindi o un'alienazione o in creazione di un vincolo di indisponibilità a titolo gratuito, su beni mobili o immobili però solo iscritti nei pubblici registri. Quindi diciamo che l'insieme si va restringendo. L'atto appunto deve essere a titolo gratuito, l'atto di disposizione deve essere successivo al sorgere del credito, vi deve essere conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che arreca al proprio creditore e soprattutto a questo tipo di espropriazione si può accedere solamente... Se il pignoramento è stato trascritto entro un anno dalla data di iscrizione dell'atto di alienazione o della creazione del vincolo di indisponibilità. Di quali ipotesi si tratta? Chiaramente, una donazione sì, certamente, ma anche, altrettanto abbastanza chiaramente, eh, l'ipotesi del trust oppure anche l'ipotesi della creazione della de, de de costituzione dei beni in un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, ai sensi dell'articolo 167 del codice civile. Quindi sia disposizione in senso lato, sia creazione di vincoli di disponibilità. Eh, bisogna essere in possesso di un titolo esecutivo e di un atto che potrebbe essere anche lo stesso titolo esecutivo, che però abbia data certa relativamente al momento in cui il credito è sorto, perché abbiamo detto che il credito deve essere precedente rispetto all'atto di alienazione o alla creazione del vincolo di indisponibilità. Gratuità dell'atto, titolo gratuito dovrebbe risultare dall'atto, perché si dubita che si possa avere un'espropriazione un di questo tipo nel caso di ehm, eh, simulazione relativa, quindi di un atto a titolo in realtà oneroso, che però si voglia poi dimostrare che era a titolo gratuito. Eh, in presenza di tutti questi presupposti, a quale tipo di espropriazione si deve accedere? All'espropriazione contro il terzo proprietario, quindi quella disciplinata dall'articolo 602 e seguenti, attraverso la notificazione del titolo e del precetto sia al debitore sia che al terzo proprietario. Possibile proporre delle opposizioni all'esecuzione. Sotto il profilo della legittimazione vi segnalo che in realtà non so, le opposizioni all'esecuzione possono essere proposte non solo dal debitore e dal terzo proprietario, ma sono legittimati anche tutti coloro che hanno eh, interesse alla conservazione del vincolo. Per tornare all'esempio del trust, eh, chiaramente il problema sono i beneficiari del trust, che non sarebbero il proprietario ovviamente del bene, quindi il trustee, ma sono sicuramente interessati alla conservazione del vincolo. Quindi, secondo questa disposizione anche questi soggetti potranno proporre opposizione all'esecuzione. Quindi voi vedete, semplificazione del processo esecutivo, sì, perché in realtà, o del processo in generale, perché si riesce in determinati casi a saltare completamente la fase di cognizione e passare direttamente alla fase espropriativa. Siamo d'accordo, sono casi limitati, però in ogni caso bisogna tenere presente che si può sempre trattare di una eh, ipotesi... Eh, appetibile in determinati casi. Ehm, altra ipotesi di semplificazione la intravedo velocemente e ve la segnalo perché non c'è molto da dire nella previsione dell'articolo 615 primo comma, quindi opposizione a precetto, che oggi mh, consente eh, al giudice di eh, investito dell'opposizione a precetto di, poter, so, di non dover necessariamente sospendere l'intera eh, efficacia del titolo esecutivo quando vi sia una contestazione solo parziale del titolo. Quindi possibilità di procedere ad esecuzione forzata in presenza di una contestazione solo parziale del titolo esecutivo, anche se l'altra parte del titolo esecutivo è contestato in sede di opposizione all'esecuzione. Quindi, semplificazione in che senso? Nel senso che il creditore potrà procedere a esecuzione forzata per la parte del titolo che non è stato contestato. Quindi sulla, su quella parte la sospensione non vi sarà. Quindi, titolo esecutivo parzialmente contestato, richiesta di sospensione in caso di opposizione a precetto. No, parziale contestazione il giudice consente una eh, sospensione solo parziale e quindi possibilità di andare avanti per quella parte di esecuzione che si fonda sul titolo su, su quella parte del titolo non contestato passiamo al secondo punto misure di coercizione indiretta ora eh, in questo caso L'articolo a cui ci eh, riferiamo è l'articolo 614 bis. L'articolo 614 bis non è stato particolarmente modificato in realtà dal legislatore del 2015, anzi anche se apparentemente sembrerebbe stato completamente sostituito se andate a leggere il decreto legge, in realtà l'articolo è praticamente, è praticamente stato conservato. Eh, quello che è stato mutato è... Da un lato la rubrica dell'articolo, perché eh, l'articolo 614 bis, non so se tutti voi se lo ricordano, in materia di esecuzione era stato introdotto dal legislatore del 2009, in materia di attuazione degli obblighi di fare infungibile e di non fare. Era stato introdotto ed è una misura di coercizione indiretta, perché? Perché... De determinate tipologie di obblighi, quelli di non fare, che sono per definizione infungibili, e quelli infungibili, ovviamente non, non sono assoggettabili ad espropriazione né ad altro tipo di esecuzione forzata, perché gli obblighi infungibili per definizione non possono essere eseguiti con una surroga da parte dello Stato nella veste dell'ufficiale giudiziario e del giudice dell'esecuzione. Quindi, sulla scia di altri ordinamenti e anche di norme di carattere speciale, era stato introdotto nel 2009 questo articolo 614 bis che prevedeva l'attuazione di questa particolare tipologia di obblighi. Non si tratta, lo dico subito, di un particolare tipo di procedimento, un particolare tipo di esecuzione, ma semplicemente della possibilità del giudice che pronuncia la sentenza di condanna di, su richiesta di parte, di condannare appunto la controparte ha una somma dovuta all'obbligato per ogni violazione o in osservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione. Questo che cosa significa? Significa che sicuramente quando si tratta di obblighi infungibili dell'esecuzione o meglio dell'attuazione di obblighi infungibili non c'è possibilità di scampo, l'esecuzione forzata che noi conosciamo non può funzionare, l'unico modo per attuarli in Italia è questo, chiedere che il giudice, ma non in sede di esecuzione, in sede di cognizione o secondo una certa giurisprudenza di merito anche in sede cautelare, pronunci un provvedimento che comporta una condanna con una sorta di condanna accessoria nel caso in cui il soggetto obbligato non tenga luogo del comportamento che dovrebbe tenere. Eh, cosa è cambiato in questo articolo 614 bis? Quasi niente, come vi dicevo. È cambiata la rubrica che oggi non è più attuazione degli obblighi di non fare o di fare infungibile, ma è denominato delle misure di coercizione indiretta. Perché? Perché dal, con il legislatore del 2015 ha deciso di utilizzare questa particolare misura, cioè misura di coercizione indiretta. Perché coercizione indiretta? Perché il debitore è coartato a porre in essere l'obbligazione non attraverso la surroga, come vi dicevo, del debitore da parte dello Stato, attraverso la vendita o la consegna del bene da parte dell'ufficiale giudiziario, ma è coartato nella propria volontà. Quando. Si tratta di utilizzare, questo strumento, si tratta di utilizzare questo, questo strumento sicuramente nei casi di obbligazioni infungibili e questa era la scelta del legislatore del 2009. Il legislatore del 2015 ha deciso di poter utilizzare questo strumento anche per al, tutti gli altri tipi di obbligazione tranne le obbligazioni riguardanti le somme di denaro. Quindi, Modifica di questo articolo 614 bis c'è stata sì, è mutata la rubrica perché? Perché non si tratta più solamente dell'attuazione degli obblighi di fare infungibile di non fare, ma si tratta anche della possibilità di utilizzare le misure coercitive per obblighi diversi, a parte l'ipotesi, naturalmente in cui si tratti di eh, pagamento di somme di denaro. Quindi. L'innovazione, nonostante la spiegazione sia stata un po' lunghetta, è abbastanza limitata. È limitata nel senso che c'è stato solamente questo allargamento della possibilità di utilizzare questo strumento, che non è sicuramente un particolare procedimento, ma è solo una tipologia di condanna del giudice della cognizione o, secondo alcuni, eventualmente in sede cautelare. Quindi eh, questo tipo di modificazione era stato richiesto, tanto per tornare agli input internazionali di cui parlavo prima, dall'FMI, che chiedeva di potenziare le misure coercitive sul tipo delle astrend francesi, che qualcuno di voi forse ha sentito nominare, che sono esattamente quello che ci siamo ritrovati nel 2009. Queste misure di coercizione indiretta, che oggi, vi dicevo, sono utilizzabili oltre alle ipotesi di... E obblighi infungibili. Punto 3. Abbreviamento dei tempi del processo. Allora, il eh, legislatore è intervenuto in vari punti modificando una volta ancora i, eh, e eh, riducendo i tempi del processo di espropriazione. In particolare, segnalo la modifica dell'articolo 497 in materia di efficacia del pignoramento. Tutti noi eravamo abituati ai nostri bei 90 giorni che oggi sono ridotti a 45 e questo mh, non, non crea dei grossi problemi nel momento in cui si ha consapevolezza della eh, modifica. Segnalo però che ehm, il creditore ad oggi... È tenuto a rispettare due termini piuttosto vicini tra di loro, perché c'è un primo termine, che è quello per l'iscrizione a ruolo, quindi i 15 o 30 giorni per l'iscrizione a ruolo dal momento in cui riceve gli atti dall'ufficiale giudiziario, e un altro termine che probabilmente sarà vicinissimo, che è il termine di efficacia del pignoramento, che decorre appunto dal momento in cui il pignoramento è stato posto in essere e decorrono non più i famosi 90 giorni, ma i 45, quindi si tratterà di termini abbastanza ravvicinati tra loro. Quindi segnalo questa possibile, non dico sovrapposizione, però tenete presente che si tratta di due termini che possono essere molto vicini. Um, altri termini sono stati <coughs> numerici, dico, sono stati modificati. E ve li elencherò velocemente perché ne prendiate nota per il deposito della documentazione ipocatastale, per la nomina dell'esperto che determina il valore dell'immobile, per la fissazione dell'udienza di data di autorizzazione della vendita. Sono stati per lo più dimezzati questi termini, quindi state attenti perché sono stati qua e là modificati i termini numerici del processo. Quarto punto, trasparenza misure informatiche anche al fine di ottenere informazione sul patrimonio del debitore. Qui abbiamo una innovazione di un certo momento per quanto riguarda la pubblicità degli avvisi in primo luogo. Eh, è stato, viene istituito, anche se non è ancora in vigore, perché entrerà in vigore in un secondo momento, vi dirò tra poco, ehm, è stato istituito, verrà istituito, un portale nel, sul portale del Ministero della Giustizia, un'area pubblica denominata Portale delle Vendite Pubbliche, su cui dovranno essere pubblicati tutti gli avvisi relativi alla procedura espropriativa. Vi dicevo, per quanto riguarda l'entrata le in vigore, eh, è posticipata perché eh, è, dovrà essere collegata alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste con questo articolo 161.4 delle disposizioni di attuazione, quindi un'entrata in vigore è abbastanza complicata. Perché? Perché l'istituzione di questo portale delle vendite pubbliche... Ha un costo piuttosto elevato e eh, è stata stanziata una somma di circa un milione di euro per, in, per porre in essere questo portale e per, nel 2015 e un altre, eh, 200 mila euro circa per l'implementazione e la manutenzione di questo portale. Quindi eh, c'è una volontà del legislatore chiaramente di rendere. Più trasparenti e massimizzare evidentemente il ricavato delle vendite, perché nel momento in cui le vendite, tutti gli avvisi relativi all'esecuzione all forzata verranno pubblicati su questo portale, anche attraverso sembra una specie di mailing list alla quale ci si possa iscrivere, chiaramente la diffusione a livello eh, informatico di tutte queste novità chiaramente creeranno nell'idea del, de, del legislatore una maggiore domanda per quanto riguarda l'acquisizione la, dei beni venduti e, quindi questa disciplina è eh, da salutare sicuramente con eh, favorevolmente benché la macchinosità dell'entrata in vigore ci tenga un po' stretti alla, a vedere quando entrerà in vigore appunto e, mh, anche perché la forma che precedente, cioè la fissione eh, <coughs> nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si, teneva, si tiene l'esecuzione, ovviamente è abbastanza anacronistica e non svolge più assolutamente le proprie eh, funzioni. Eh, attenzione avvocati, colleghi, perché... Chi è che dovrà procedere all'inserimento degli avvisi nel portale delle vendite pubbliche? In teoria il professionista delegato o il commissionario. In pratica gli avvocati dovranno controllare che tutti gli avvisi siano pubblicati perché è stato inserito un nuovo articolo 631 bis eh, del codice di procedura civile <coughs> secondo cui L'omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche nel termine stabilito dal giudice determina l'estinzione del processo esecutivo da dichiararsi anche d'ufficio dal giudice con ordinanza reclamabile. Quindi, eh, inizialmente l'avvocato era stato sollevato da questo onere. Ma in sede di conversione che gravava sul professionista delegato come vedremo o sul commissionario. In sede di conversione invece eh, è stato modificato questo articolo. Per cui in realtà questo onere di pubblicazione grava sì sul mh, professionista delegato sul commissionario, però, in realtà, in ultima analisi spetterà al, all'avvocato verificare che queste pubblicità siano state effettuate e eventualmente poter, può provvedere autonomamente, quindi sopperire alle mancanze del eh, professionista delegato. Quindi prima parte delle vendite, della, della trasparenza e procedure telematiche. Altro aspetto telematico toccato dal legislatore del 2015. Forse vi ricorderete che solo l'anno scorso eravamo stati deliziati con questo nuovo articolo 492 bis che consente in realtà in modo molto positivo ma non funzionante al creditore di poter chiedere all'ufficiale giudiziario di eh, svolgere delle indagini sul patrimonio del debitore attraverso le banche dati di vario tipo. Eh, tramite un'istanza al Presidente del Tribunale. Sono, è stato leggermente modificato questo articolo, ma vi voglio dare conto di queste piccole modifiche. Quindi non si fa più riferimento al creditore tucur, eh, procedente, ma si fa riferimento al creditore to cure, perché il creditore procedente in effetti sarebbe stato il creditore che aveva già iniziato l'esecuzione e qui non era, parlo del creditore che, faceva, che, che, che propone l'istanza al Presidente del Tribunale. Un'altra cosa che è stata introdotta giustamente è che l'istanza al Presidente del Tribunale non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui l'articolo 482, cioè il termine dilatorio dei dieci giorni del precetto. Quindi prima che siano decorsi i dieci giorni del precetto, questa istanza al Presidente del Tribunale, affinché chieda all'ufficiale giudiziario di svolgere ricerche telematiche attraverso le banche dati sui beni del debitore può essere effettuata solamente una volta che sia decorso il termine dilatorio del pignoramento. Il Presidente del Tribunale potrà comunque autorizzare una, eh, una mh, ricerca telematica prima della notificazione del precetto nel caso in cui vi sia pericolo nel ritardo. Quindi eh, questi sono aggiustamenti rispetto alla legge dell'anno scorso e altri piccoli aggiustamenti sono stati relativamente all'eliminazione delle ricerche nel del registro, del, nelle ricerche delle banche dati del pubblico registro automobilistico, perché evidentemente si trattava di ricerche che poteva svolgere anche l'avvocato, non c'era bisogno che le svolgesse eh, l'ufficiale giudiziario e per quanto riguarda le banche dati a cui possono accedere le pubbliche amministrazioni, qui eh, in realtà c'è un problema di coordinamento di banche date, de, dati delle pubbliche amministrazioni. Ogni pubblica amministrazione ha banche dati e un sistema informatico diverso. I vari sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni non sono implementati e collegabili tra di loro. E quindi l'ufficiale giudiziario in realtà non ha accesso o tutte le pubbliche amministrazioni non hanno accesso a tutte le banche dati delle altre pubbliche amministrazioni. E quindi qui si, si cercherà di naturalmente modificare questa, soluzione, so, su questa, questa situazione dal punto di vista tecnico. E voglio solamente dirvi che so benissimo quello che pensate, ma tanto questo pignoramento...